Il Verona recupera il portiere Gregori ma non Giunta, il centrocampista non è nemmeno in panchina. In difesa Cagni preferisce Siviglia a Baroni, in attacco spazio alla coppia De Vitis-Cammarata. Nel Cagliari, che taglia il traguardo delle 700 partite in Serie A, torna in difesa Villa, mentre a centrocampo Cozza sostituisce O'Neill, arbitra Stafoggia di Pesaro. Sesto minuto. Il lungo lancio di Cozza per Dario Silva, il pallone scavalca Siviglia, Dario Silva lo lavora molto bene ed è rete. Subito in vantaggio il Cagliari a Verona, sesto minuto, prima rete stagionale per Dario Silva, la quarta della sua esperienza italiana. Perde subito Paganini, il Verona lo sostituisce Caverzan. Diciottesimo, il lancio di Fattori, De Vitis per Cammarata che ha spazio per avanzare, evita Vega, va al tiro dal limite, la conclusione però è debole, para Pascolo. 32esimo, il cross di Siviglia. De Vitis prima con il petto e poi con il destro, la conclusione di Bacci, la deviazione sfortunata di Villa ed è il pareggio del Verona. 32esimo, punteggio di 1-1. Passa un minuto e mezzo da Romero a Bettarini che va al cross, la testa di Dario Silva è libero, Cozza, la bellissima rovesciata del centrocampista del Cagliari e gli ospiti tornano in vantaggio. 34esimo, 2-1, finisce il primo tempo e ci sono applausi ma soprattutto fischi per il Verona che si avvia negli spogliatoi. Nella ripresa Binotto sostituisce Orlandini. Quarto minuto, Cammarata lavora un buon pallone, va al cross, sfiora De Vitis, poi colpisce di testa Binotto, la papera di Pascolo, il pareggio del Verona proprio con il nuovo entrato Jonathan Binotto che esulta così e siamo sul 2-2. Ancora Binotto, ottavo minuto, l'angolo, traiettoria pericolosa. Pascolo non rischia e mette il pallone in calcio d'angolo. Ancora un'opportunità per il Cagliari, lavora un pallone, siamo negli ultimi minuti, Lonstrup di testa Muzzi, la mira però non è delle migliori. 2-2 dunque fra Verona che conquista il primo punto e Cagliari. Il fischio finale dell'arbitro Stafoggia, Verona inesistente per un tempo, il primo, più incisivo anche se non sempre lucido nel secondo. Continua a pesare l'assenza di un centrocampista che ragiona molto come Corini. Cagliari più continuo nell'arco dei 90 minuti, anche se dietro, vedi l'azione del 2-2, non tutto ha funzionato.